Sì, come molti sanno, io ho fortemente voluto e anche insistito con una sorta di fiato sul collo sui colleghi della Lega, in particolare il capogruppo Romeo e il consigliere Anelli, che ringrazio pubblicamente per aver accolto anche le nostre istanze, perché non sono solo le istanze di un gruppo consiliare, ma le istanze di un intero territorio, quello della Lomellina. Perché vedete, io non voglio dedicare spazio alle polemiche, però venerdì 21 marzo a Sannazaro de Burgundi c'è stato un incontro a cui sabato 21 marzo a Sannazaro de Burgundi c'è stato un incontro, vedo che lei, consigliere Ciocca, era ben al corrente, però non era presente a questo incontro in cui c'erano 20 sindaci della Lomellina che chiedevano con forza che si potesse discutere oggi questa mozione, perché una mozione che peraltro lei non aveva neanche firmato, perché io oggi sono andata a sottoscriverla ed ero l'ultima firmataria e alle ore 12:30 la sua firma non c'era, quindi si è premurato evidentemente di andare a firmarla dopo che io ho dato comunicazione pubblica della stranezza del fatto che un consigliere della Lega non l'avesse ancora sottoscritta, e sono lieta che l'abbia condivisa nero su bianco, perché le cose non si fanno con gli annunci o con le parole, le cose si fanno con i fatti e con le azioni concrete. Qui abbiamo un territorio che è vessato da due gravissimi progetti altamente impattanti, oserei definirli stupri ambientali, che sono i due progetti di discariche di amianto a Cava Manara e a Ferrere Erbognone. E prima di tutto dobbiamo ringraziare questi sindaci, questi amministratori locali, in testa i sindaci di Ferrere Erbognone e di Cava Manara, ma anche il coordinatore del tavolo che ha convocato la riunione di sabato, che ha consentito di produrre questo documento, questo appello al Presidente del Consiglio, perché altrimenti qual era il rischio, consigliere Ciocca, mentre lei polemizzava sui giornali? Il rischio era che oggi non avremmo potuto discutere questa mozione, non saremmo quindi arrivati in tempo rispetto alla scadenza che c'è per il provvedimento di AIA della discarica di Ferrere Erbognone. E dunque tutto è bene quel che finisce bene. Io ho sottoscritto e condiviso questa mozione perché, come è noto a tutti, il Movimento 5 Stelle non fa, come certi partiti, opposizioni ideologiche di bandiera, ma agisce sempre nel merito e nei contenuti, e quando c'è una buona azione istituzionale, un'azione che va a beneficio dei territori, noi la condividiamo. Chiaramente questa mozione è un primo passo, un passo importante di Regione Lombardia, perché è importante che Regione Lombardia si ricordi di questo territorio pavese. Ci siamo andati con la delegazione del Consiglio regionale, allo stesso Presidente Cattaneo furono esposti i dubbi e gli allarmismi di questi sindaci rispetto ai progetti devastanti di tipo ambientale su territori già marchiati a fuoco da un problema di inquinamento dell'aria gravissimo, attestato da un recente rapporto dell'ARPA, dove in posti come Parona Lomellina c'è una soglia di PM10 oltre i limiti di legge, persino superiore o simile a quella della città di Milano. Dove vogliono insediare la discarica Ferrere Erbognone c'è la più grande raffineria d'Europa, e dove vorrebbero insediarla a Cava Manara, mettendoci magari sopra un'autostrada devastante e inutile come la Broni-Mortara, a Cava Manara noi abbiamo un prezioso territorio fatto di terre agricole e risicole che vanno tutelate, perché noi abbiamo una visione di sviluppo dei nostri territori, e questa visione di sviluppo sostenibile comprende la valorizzazione di questi territori, la valorizzazione dei prodotti che producono,
non ce ne facciamo niente del riso al PM10, non ce ne facciamo niente del vino inquinato, vogliamo preservare queste aree, quindi è importante che Regione Lombardia si ricordi della Lomellina e cominci con un primo passo concreto oggi, perché quella è una terra che ha bisogno di azioni di risanamento e compensazione, perché Regione Lombardia ha un obbligo nei confronti della Lomellina ad andare a riparare i danni e le scelte politiche scellerate che sono state fatte bipartisan, e sottolineo il termine bipartisan, in questi ultimi anni, e si continua a tentare di farle. Per fortuna i cittadini sono svegli, sono attivi, e così i loro amministratori locali. Il gruppo Movimento 5 Stelle è al fianco di questi amministratori locali e al fianco dei cittadini per queste battaglie. Andiamo avanti approvando questa mozione, ma chiedo di non fermarsi qui, di procedere con un conseguente intervento legislativo che consenta di poter applicare i nuovi vincoli del piano regionale di gestione dei rifiuti anche ai progetti in itinere, anche ai progetti in corso, e quindi anche ai progetti della discarica di cemento amianto di Cava Manara e di Ferrere Erbognone, su quali insistono delle gravissime criticità e che non sono certo i territori adeguati sui quali insediare discariche di amianto.